davanti a una nuova miniserie di ispirazione quotidiana dedicata a 6 passi per realizzare i propri desideri, ovvero per raggiungere i propri obiettivi. Sono 6 passi particolari perché derivano dalla mia esperienza e dalla mia competenza. Non vi propongo 6 passi di altri autori di crescita personale. Voglio questa settimana portarvi appunto la mia esperienza e la mia conoscenza, direi conoscenza oltre che trentennale ed esperienza anche come editore di crescita personale che ormai oltrepassa i 15 anni. Ma soprattutto preciso questa personalizzazione perché farò entrare in questi 6 passi, in queste 6 mini lezioni, quello che riguarda il mio personale approccio alla realizzazione e quindi coinvolgerò, anche se in maniera molto laterale, senza entrare naturalmente nel dettaglio, il mio metodo di autorealizzazione che si chiama Mind 3, di cui parlo molto poco perché per 2 ragioni essenzialmente. La prima è che non voglio conflitti di interesse, cioè io ho un ruolo, il ruolo di editore è quello di portarvi di scegliere i migliori strumenti di crescita personale e spirituale per voi, ma non posso sovrappormi deontologicamente alle vostre scelte spingendo quello che è il mio punto di vista, quella che è la mia prospettiva. Come editore ho il dovere di far sì che voi facciate le vostre scelte attraverso il vostro background, le vostre inclinazioni, le vostre personali caratteristiche. Però ovviamente in questi 6 passi che riguardano il mio approccio, che è un approccio spirituale, devo necessariamente introdurre quella che è anche la struttura, che poi è molto semplice, anche se è piuttosto carica di implicazioni molto importanti, una struttura tripartita, appunto, conscia, subconscia, superconscia. Questi 3 livelli, queste 3 menti che appartengono a ognuno di noi, sono 3 realtà. Tutte e 3 sono realtà, ma lo vedremo nei prossimi giorni. Secondo motivo è che, in genere, anche se in passato ho sperimentato modi a distanza, attraverso sedute online, eccetera, ho scelto di approcciarmi essenzialmente, salvo proprio eccezioni limite, a questo tipo di lavoro con le persone in presenza. E quindi, siccome la presenza della realtà di Mind3 è legata ovviamente alla presenza fisica dei miei uffici, ovvero a San Lazzaro di Savena, ecco che già questo impedisce volontariamente di poter espandere in modo promozionale oltre i confini, diciamo, limitati della presenza fisica e quindi sostanzialmente lavoro con il passaparola localmente e non voglio che questo mio approccio diventi invasivo. Questa è una scelta che ho fatto e che per il momento voglio che resti così. Chiusa parentesi. Lavoriamo questa settimana, allora, in queste 6 puntate, con questi 6 passi. Il primo passo, lo vediamo oggi, è la relazione tra obiettivo, scopo, strategia e tattica. Domani poi approfondiremo la realtà delle 3 menti, delle 3 realtà, cioè vi inviterò a comprendere che questi 3 piani sono 3 effettivi piani di realtà. Nella terza puntata vi inviterò a agire, cioè a comprendere che è importante agire su tutti questi 3 livelli. E poi la quarta, la quinta e la sesta puntata, questi ultimi 3 incontri, saranno dedicati all'analisi, ancorché naturalmente introduttiva, di questi 3 piani e quindi come agire per realizzare i nostri obiettivi. Su questi 3 piani partiremo da quello più importante per la realizzazione, secondo me, che è il piano superconscio, il piano spirituale. Poi lavoreremo
introduttivamente sul piano inconscio o subconscio, per me sono sinonimi, li intendo come sinonimi, e infine analizzeremo il ruolo del piano conscio, della mente conscia. Vorrei che questa serie di incontri fossero i più liberi possibile, quindi non schematizzerò come siamo abituati a fare la struttura di ogni puntata nell'analisi, nella proposta di strategie, ma davvero come se fossimo in dialogo. Non possiamo essere in dialogo naturalmente, ma idealmente come se fossimo insieme. E voglio partire proprio da questa importantissima distinzione tra obiettivo, scopo, strategia e tattica e invitarvi a riflettere, e questa è soltanto l'azione pratica che vi invito a fare, cioè pensare quella giornata e poi nei giorni successivi, naturalmente, a ricorniciare i vostri obiettivi all'interno di questi ragionamenti, di queste riflessioni e di queste istruzioni che mi permetto di darvi. Obiettivo. Bene, abbiamo un obiettivo, ma un obiettivo senza uno scopo è mancante di una parte essenziale. Dallo scopo la strategia, dalla strategia o dalle strategie la tattica o le tattiche. Questa è la linea gerarchica. Obiettivo trattino scopo. Dallo scopo la strategia, dalla strategia la tattica. Questo significa che può cambiare l'obiettivo, può cambiare lo scopo e restare lo stesso l'obiettivo, ma se si cambia lo scopo, inevitabilmente deve cambiare la strategia e deve cambiare la tattica. Bene, vi illustro con due esempi, uno didattico e uno che deriva direttamente dalla mia esperienza, cosa intendo per questa struttura che deve, in un certo senso, far sì che diventi essa i binari entro i quali costruiamo non soltanto la visione del nostro obiettivo, ma binari che ci permettono di realizzare questo obiettivo. Un esempio didattico: voglio imparare a suonare il pianoforte. Dicevo, è mancante l'obiettivo se non c'è uno scopo. Perché? Perché voglio imparare a suonare il pianoforte? Due possibili perché, che ci mostrano quanto poi ciò modifica tutto il resto. Scopo numero uno. Voglio imparare a suonare il pianoforte perché voglio suonare in una rock band. Scopo numero due, voglio imparare a suonare il pianoforte perché voglio imparare bene la musica. Obiettivo medesimo, scopi molto diversi. Sentite quanto cambia la natura quasi stessa dell'obiettivo. Mi verrebbe da dire filosoficamente, ontologicamente, quanto cambia l'obiettivo sulla base dello scopo. Sembra già davvero modificarsi, ma soprattutto lo scopo, ecco che ci permette di avere un'idea più precisa dei passi per poi avvicinarci alla realizzazione di esso e arrivare al compimento, quindi alla definitiva realizzazione di esso. Perché se il mio scopo è quello di suonare in una rock band, ecco che allora le mie strategie mi dovranno permettermi di avvicinarmi a quello scopo, naturalmente, cioè, ancora meglio, più precisamente, costruirò delle strategie che mi permettono di arrivare a quello scopo. Che cos'è una strategia? Ecco, per dare una distinzione didattica molto efficace, penso, tra strategia e tattica, potete immaginare la strategia come la mappa. Ho una destinazione che è: non soltanto voglio imparare a suonare il pianoforte, ma è voglio suonare il pianoforte o le tastiere in una rock band. Quella è la mia destinazione. Ecco che ho la mappa che mi permette, con tutte le strade, con tutti gli elementi intermedi, con tutte le indicazioni e le possibilità che mi permettono di arrivare a realizzare quell'obiettivo, cioè di arrivare a destinazione. E allora le strategie potrebbero in questo senso, per esempio, implicare il fatto di focalizzarsi sulla musica rock. Potrebbero implicare il fatto di focalizzarsi sull'esperienza pratica insieme a altre persone. Due esempi.
Sulla base di queste strategie, ecco che abbiamo le tattiche. Che cosa sono le tattiche? Sono le singole strade che noi prendiamo sulla mappa, dobbiamo decidere noi, i singoli punti in cui magari vogliamo fermarci, le stazioni di servizio dove fare rifornimento, eccetera. Quindi tutti i singoli passaggi che ci permettono di realizzare quella strategia che ci permette di arrivare a ottenere il nostro scopo. In questo caso potrebbe essere: voglio imparare a suonare come scopo appunto le tastiere in una rock band o il pianoforte in una rock band. Strategie: voglio arrivare a fare questo attraverso l'apprendimento, la conoscenza della musica rock, attraverso la esperienza più pratica possibile. E allora tattiche possono essere innanzitutto certamente l'ascolto di quali gruppi magari della storia del rock, ma anche l'apprendimento dei, come si dice, chord progressions, cioè delle progressioni armoniche che sono più utilizzate all'interno della musica rock, imparare gli accordi principali e iniziare concretamente a suonare con qualcuno. Quindi scegliere con chi suonare, stabilire i giorni e iniziare a fare frequentazioni di questo tipo. Avete così delineato scopo, strategia e tattiche. Scopo numero due: voglio imparare a suonare il pianoforte perché voglio imparare bene la musica. Bene, da qui strategia, la nostra mappa. Certamente ciò dovrà includere la conoscenza storica della musica, la conoscenza di diversi generi musicali, un approccio al pianoforte ovviamente più formale, più classico, la conoscenza di un repertorio più vasto, ma anche la conoscenza della teoria musicale, la conoscenza del solfeggio, saper leggere la musica. Da lì le tattiche, che potrebbero implicare appunto la scelta di suddividere l'apprendimento in teoria e pratica, l'esercizio con le forme musicali più classiche, dalla fuga, adesso naturalmente bisogna essere piuttosto esperti per suonare la fuga, al contrappunto, eccetera, il lavoro sulle scale, la conoscenza delle tonalità, di come sono formati gli accordi, eccetera, eccetera, eccetera. All'interno del lavoro poi pianistico specifico, un lavoro formale e tecnico più centrato proprio sulla tecnica pianistica pura, fra virgolette. Ecco, avete sentito quanto lo stesso obiettivo, con uno scopo diverso, modifica radicalmente il nostro modo di lavorare per arrivare a quello scopo. Secondo esempio, esempio che riguarda la mia storia personale proprio con la mia casa editrice, Area 51 Publishing. Obiettivo: voglio fare l'editore. Qual era il primo scopo di questo obiettivo, legato a questo obiettivo? Volevo essere libero, dopo aver lavorato per quasi 20 anni per terzi, libero dal punto di vista sia finanziario sia dal punto di vista di produzione editoriale, fare le mie cose in modo completamente autonomo. Ma non avevo l'idea che poi dopo è emersa, quella specificamente focalizzata sulla crescita personale. E allora, dal primo scopo, voglio essere un editore perché voglio essere libero, autonomo, indipendente, ecco che mi sono focalizzato su questa strategia. Siccome arrivavo sul mercato digitale, non potevo permettermi ancora di entrare nel mercato cartaceo per diverse ragioni che adesso non stiamo a analizzare, mi sono focalizzato sul digitale, ma sul digitale ho fatto questa scelta in merito a esso. Ogni contenuto lo producevo sia in formato testuale sia già in formato audiolibro. Questo mi permetteva strategie, questa era la mia strategia di creare, o iniziare a creare un catalogo che aveva come scopo quello di essere costante, che creasse valore nel tempo. E quindi da lì la scelta, ecco la tattica dei titoli, che all'inizio erano titoli tutti di non fiction, legati più alla storia, alla saggistica, eccetera, comunque titoli che non fossero
consumabili in modo istantaneo, ma che costruissero un valore di durata nel tempo, quindi non instant book, ma come si dice, il long seller. Questo era il mio approccio iniziale, poi è cambiato e il mio scopo, l'obiettivo è rimasto lo stesso, voglio continuare a fare l'editore, ma il mio scopo era e è rimasto intatto fino, penso, alla sua realizzazione, voglio focalizzarmi sulla crescita personale e diventare l'editore di riferimento in merito alla crescita personale, l'editore di riferimento. Quindi naturalmente un editore pubblica libri, pubblica testi, pubblica contenuti, pubblica autori. Così ciò mi ha cambiato la strategia. La strategia si è più focalizzata, scegliere i migliori titoli anche storicamente rilevanti di crescita personale. Da lì la scelta soprattutto di lavorare sui classici, di dare un ordine, una struttura, una sistematicità di catalogo ai classici e poi progressivamente espandersi a tutti gli ambiti, altro aspetto strategico, a tutti gli ambiti, alle discipline della crescita personale e poi spirituale. E da lì le specifiche tattiche, quali autori scegliere, quali discipline prediligere, verso quali ambiti specifici focalizzarsi, eccetera, eccetera, salvo che rimasta intatta la strategia di costruire un valore nel tempo, di costruire un catalogo che duri e di lavorare sempre su tutti, diciamo, i formati, sia poi aggiunto in quello cartaceo nel tempo, e quindi ogni contenuto o quasi ogni contenuto oggi lo produciamo contemporaneamente in ebook, in libro e in audiolibro. Avete sentito però? Qui si è modificato lo scopo e questo scopo ha modificato la strategia, ha modificato la tattica, pur mantenendosi intatto l'obiettivo. Ma adesso l'obiettivo potrebbe cambiare, stante che ho raggiunto una buona stabilità come editore, potrebbe cambiare l'obiettivo. Che cosa voglio oltre a questo, per meglio dire, da questo che cosa voglio? Se lo voglio, non è mica obbligatorio volerlo. Ecco che allora da qui si lavora su un nuovo obiettivo. Qual è lo scopo di questo obiettivo? Quella è la domanda fondamentale. Da lì la strategia e poi la tattica. Vi invito a provare a reincorniciare i vostri obiettivi o il vostro obiettivo all'interno di questa struttura e a vedere se tutto sta funzionando o se invece qualcosa manca, qualcosa si può aggiustare. Magari non avete uno scopo, avete l'obiettivo ma non uno scopo. Magari avete lo scopo ma non avete una strategia legata allo scopo. Vi accorgete che la strategia non è funzionale allo scopo. E così vale per la tattica. Questa è la prima lezione che deriva dalla mia esperienza e competenza. 1. Obiettivo, scopo, strategia, tattica.